Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Wii Happy Few. Finalmente è uscito un nuovo DLC che ci farà tornare nella pazza Wellington Wells in compagnia dell'uomo più troccato della città, il famoso cantante rock Nick Lightbearer, che si ritroverà a usare il potere del rock and roll per capire cosa sia successo dopo un brutto trip di troche. Buona visione! Oh mio Dio, dove siamo? Mi sa che qualcuno sta avendo un brutto trip, eh? Voglio dire, Nick era famoso per calarsi parecchie troche. Oh beh dai, siamo con una bella donnina, mi consolo. E bravo Nick che ieri sera ha avuto successo con le donne. Ciao, baffo più famoso di Wellington Wells. Come andiamo? Dimmi che non è morta. Ah, un topo! Scusate, ero a letto con una bella toppa, non con un topo. Chi è sto tizio? Oh, is there a real rat that I'm hallucinating as my agent? Ex-agent. Or did you forget sacking me? Oh! Cos'hai combinato? I just need some reds and yellows. Sì, certo, caliamoci le troche, è la soluzione migliore. I'm afraid I must insist on the damage. Sono un VIP, mi porti rispetto. I need you all in one piece today. I just need to think. Is this blood? E ce n'è tanto pure. I can't remember last night. My head's all foggy. È praticamente una notte da leoni. Oh, hello. If you can't remember, you're not responsible. Non funziona così la legge. These. Please have written words that make sense. If you will not open up, I shall be obliged. Oh oh, Nick, ce ne dobbiamo andare. Sì. Eh beh, certo, una sedia farà una gran differenza, immagino. Signore, sono dispiaciuto per l'inconveniente, sarò subito da lei. Allora, Nick ha detto che dobbiamo trovare una via d'uscita che non sia ovviamente la porta principale, ma prima ha bisogno della sua chitarra e ovviamente delle troche, perché mai una gioia. Allora, diamo un'occhiata in bagno. Fa che macello! Cosa ha combinato? L'amplificatore per la chitarra danneggiato dall'acqua? Ok, portiamolo via. No, ma come? Sposami di nuovo, Nick? Cosa hai fatto con le bamboline, santo cielo? Ok, la chitarra l'abbiamo trovata? Tizio, te fa troche musica e c'è il cervello completamente andato? La chitarra sa tutto, ovviamente. Premi tasto destro per suonare e usarla per scoprire indizi nell'ambiente. Oh! Si muovono le statuine di Nick. Ok, fruga nell'armadietto dei medicinali. E abbiamo trovato le troche, perfetto. Abbiamo una botola di emergenza. Perfetto, la statua mi dice che la botola è da questo lato. Vediamo un po'. Statuina, aiutami tu. Dov'è la botola? Devo andare di qua? Ispeziona barile di birra. Oh, c'è veramente un'uscita segreta. Ok, andiamocene di qua prima che mi facciano pagare tutti i danni. C'è davvero una via di fuga? Incredibile. Ok, vediamo un po'. Possiamo passare per i condotti della reazione. Salve signorina, posso aiutarla? Cosa ci fa qua signorina? Non sa neanche che giorno è. Beastly hotel manager wouldn't let me go up to your room the regular way. Can you give me a tug? Signorina stalker, ci aiuti da sola? God, you're covered in blood. È quel periodo del mese? Must be the lipstick. I mean, the fans do get carried away with their kisses, don't they? Sì, ci crederà tantissimo. But you'll send help to get me out of here, won't you? Si fidi, signorina, certo. Questa signorina morirà probabilmente qua dentro. Ma dimmi, ti ha cercato di passare per i condotti della reazione ed è rimasta bloccata. Allora, dobbiamo trovare anche noi una via d'uscita il prima possibile. Cos'è tutte ste urla? Oh mio Dio, sono le mie fan. Ciao ragazze, sono Nick. Vi amo tantissimo, sono una melodia per voi. Ci sei anche la polizia ovviamente che le tiene bloccate fuori. Quante fan c'ha sto tizio? Ma dimmi te, incredibile, portiamoci anche della cicoria tostata. Sono dovunque, oh mio Dio, sono letteralmente dovunque, sono circondato. Assolutamente non possiamo farci vedere in questo stato, se no la gente si potrebbe fare un po' di domande. Vabbè che poi si calano le troche e se ne dimenticano. Au! Sono atterrato su una paperella, ho sentito squack. Ok, piano, piano, tizio,
Senti, non ti lamentare, dobbiamo scoprire cosa diavolo è successo ieri sera prima che ci fermino. Una macchinetta del caffè gratuito? Sì, in effetti, grande caffeina che ci salvi. Okay. E vabbè, sono dovunque queste tizie. Attacco squagliafaccia. Tocca il tasto sinistro per far impazzire i nemici con un attacco squagliafaccia da paura. Ogni colpo consumerà la barra della tua chitarra. Puoi bloccare gli attacchi premendo tasto destro per suonare. I blocchi musicali di successo ricaricheranno la tua chitarra e lasceranno i tuoi fan storditi. No vabbè, ma è troppo bella sta cosa. Salve signore, ascolti tutto il potere della mia musica. Vai, vai, oh, si sta scaricando la barra però. Ok, non ce la faccio a farlo fuori. Ora dobbiamo parare i suoi attacchi. Vabbè, ok, ok, l'ho parato e ora lo posso riattaccare. È tutta una questione di tempismo, ma difficilissima sta cosa. Ok, la statua mi dice di andare da questa parte. Abbiamo trovato la lavanderia. Sì, è vero, il condotto di reazione è bloccato. Ci serve una cella energetica quanto prima. Allora, vediamo un po', intanto recuperiamo un po' di oggetti. Del whisky, perfetto. Statua, che mi dici? Ah, c'è una chiave, non mi ero accorto. Chiave dello staff dell'hotel. Oh, sì, con questa possiamo aprire le stanze. Vediamo un po'. Guarda che macello, peraltro. Sta piovendo acqua per colpa nostra. Letteralmente dovunque. Ok, i fan sono arrivati fino a questo punto. Non si può tornare indietro. Salve, buongiorno. Usiamo la chiave. Proviamo ad aprire. Ok. La proprietaria non c'è. Abbiamo trovato una cella energetica. Perfetto. Esistevano i vibratori anche negli anni 60. Ma vabbè, dettagli. Ecco qua. Perfetto, via da qua. Ok. Ma assolutamente, Nick, santo cielo. Ciao, cosa vuoi, Virgil? Stai buono. Torna a essere un'allucinazione e non rompere le scatole. Ok, vediamo se possiamo recuperare qualcosa. Delle pillole di gioia e giù trocche come non ci siano domani. Ci serviranno un bel po' di trocche per sopravvivere. Guarda che masello. Ah, signore, buongiorno, mi ha fatto spaventare. Si cucchi tutto il potere della mia musica. Oh, sta resistendo. Sta resistendo molto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Ah, porco cane. Ok, ok, l'ho stordito e a posto. Mamma mia, il DeLonghi e il tempismo non vanno molto d'accordo, in effetti. C'è acqua che esce pure dalle cabine della polizia. Ok, allora, vediamo di uscire con l'ascensore. Dannazione, ancora non siamo fuori. Una tazza di cicoria. Sì, voglio dire, Nick effettivamente è il musicista più famoso di tutta la città. Io che sono ancora più famoso di Nick. Poi la gente si stupisce perché non esco la faccia. Cosa farebbero a me? Guarda questo, gli saltano addosso. Allora, abbiamo trovato la serenata. Suona una serenata. Tieni premuto tasto destro per fare la serenata ai tuoi fan e fermarli. Se la serenata dura abbastanza lungo, si attaccheranno a vicenda e ti difenderanno. Bellissima sta cosa. La serenata farà effetto su un solo fan alla volta. Questo potrebbe essere un problema. Allora, vediamo se abbiamo qualche fan. Salve signorine, ne possiamo parlare? Buona, buona, buona. Allora, cerchiamo di stordire qualcuna, buona. Ok, 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 una caduta a terra, anche la seconda. E questa gli suoniamo la serenata. Perfetto, si sono placate. Ed ecco che si stanno legnando, perfetto. Allora, aspettiamo un attimo che la mia chitarra intanto si ricarichi. Ottimo, buona, 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 buona. Ok, chitarra ricaricata. E ora possiamo scaricargli tutto il potere della musica. Sto DLC è completamente fuori di testa. Ok, vediamo dove siamo finiti questa volta. Ancora le camere dei vari clienti. Oh, quanta gente, quanta gente. Ok, la stendiamo almeno questa. Bani, 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 bani. Aspetta, 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 ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Buona signora, si plachi. Ok, ok, ci mette troppo tempo effettivamente a ricaricare completamente la barra della chitarra. Intanto mi prendo un altro caffettino. Oh no, non mi dire che dobbiamo uscire dallo scivolo della spazzatura. Ma che schifo. Se trovo un paio di mutande sporche, disinstallo il gioco, ceffoni. Ok, siamo fuori finalmente. Yay! Siamo riusciti a scampare a tutti quei fan. Oh mio Dio, Nick è ancora chiaramente sotto droghe. Vedi i fiorellini direttamente nel cielo. Allora, vediamo un po' dove ci possiamo rifugiare. Ci dobbiamo anche cambiare e mettere dei vestiti che non siano ricoperti di sangue, perché allo stato attuale attiriamo... Oh, oh, un attimino l'attenzione. No, sono un sosia. Signore, sono un sosia, non sono il vero Nick. Buone, buone. Chitarra ricaricata e ora la stendiamo di brutto. Yeah. Nessuno resiste a Nick, ragazze. Yay. Peraltro, voglio dire, almeno con la maschera non vedi se la donna è cessa. Vedi che in effetti Wellington Wells ci aveva pensato a queste cose. Allora, Nick suggeriva effettivamente di tornare a casa sua. Ci siamo stati, in effetti, quando eravamo nei panni di Arthur. Ed è lì che l'abbiamo incontrato svenuto, ignudo nella vasca. Salve, signore, buongiorno! Godetevi il potere della musica e dell'amore! Peraltro, noto un bel po' di rossume. Non è che siamo nel quartiere a luci rosse. Nick? Dove cavolo siamo finiti? Ok, ma le devi pagare le donnine qua. Oh, oh.
Questi potrebbero essere i mariti delle donnine. No, e hanno la stampa, sono quelli della stampa. Maledetti. No, non mi fate le fottine. Non mi fare le fottine, stai buono. Stai buono. Porco cane, mi hanno accecato di brutto, non ci vedo niente. Signore, metta giù quella macchina fotografica, non faccia follie. Quando quest'uomo suonava un concerto, la città si riduceva in questo modo. Ma che macello. Va che macello, buone ragazze. Vi mando un po' di amore, guardale. Sono tutte eccitate le donne. Il museo di Nicolai Bearer. Qui c'è gente che mi venera. Venerate la mia statua. Dato che dici, devo andare al museo. Ok, se i tizi mi lasciano stare, in effetti di là comunque non possiamo passare. E vabbè, entriamo da questa parte. Grazie, salve. Chi è? Chi è? Uguale uguale? Se è una replica uguale, vuol dire che ci saranno effettivamente tutti i nostri oggetti. Il vero nome di Nick è Norbert Pickles. Pickles non sono i cetrioli. In effetti Nick Lightbearer è un nome molto più figo. È come noi youtuber che ci scegliamo i nomi faghi. Cosa abbiamo trovato? I dischi d'oro! Ma sono d'oro vero? Come armi? Possiamo lanciarli tipo shuriken? Ma è una genialata sta cosa! Non ci credo mai nella vita. In effetti se premo F lancio i dischi. Aspetta un secondo. Avonde! No, vabbè, la cosa più bella della vita. Il nostro vestito. Ok, ci possiamo vestire finalmente. Oh, adesso siamo alla moda. Oh no. Nick, lo stai a eccitarti per le droghe. Allora, se non ricordo male, le droghe lui le teneva nel bagnetto qua sotto. Prendi le droghe di Nick se te ne ha lasciate un pochettine. Ma non è una cosa saggia da fare, in effetti. Buongiorno signorina, lei chi è? È l'ex moglie di Nick? Ma con quale voce parla st'uomo? I'm in charge. Might as well get something out of the marriage. Besides, who knows more about you? Sì, in effetti. Non è una buona idea. Non in senso. Oh, oh, che succede? Ti stai rimpicciolendo? Nick, che droghe ti sei calato? Oh no. Oh no. Ragazzi, non fatevi di trocche. Che ci facciamo qua sopra? Ah, bella zia, ci siamo calati a peggio droghe. Il pavimento è diventato di colpo de Florislava. Oh no. Ok, allora possiamo saltare sulla paperella. Aia, mi sono schiattato male. Volevo atterrare sulla paperella, ma dimmi te. Ok, proviamo a saltarci sopra. Boink. Oh, ci fa rimbalzare. Sì, è un pochettino bollente. Però con i nostri dischi lo possiamo spegnere. Ok, adesso mi aspetterà ovviamente del parkour. Mentre Nick è strafatto di troche. Oh mio Dio, che schifo, è strafatto di troche. Allora, possiamo uscire dal bagno passando da di là. Ok, piano. L'ho scoperto. No, non è vero, ma come? Petunia maledetta, usa il museo per prendersi gioco di me. Oh mio Dio, ma cos'è? Ma è vomito, è acido, cos'è sta roba? Allora, dobbiamo saltare sul cuscino per arrivare dall'altra parte. Nick, non sbagliarmi salto. Vai Nick, vai Nick, vai Nick. Boing. Oh, lui si è tutto contento, almeno, mi consolo. Allora, proviamo ad andare più in alto. Dove cavolo dobbiamo andare? Ah, c'è un'altra ciotola con le droghe là sopra. Ma non possiamo dargli dei nomi. Oddio, che succede? Nick, la pillola è caduta. Ma che schifo. Oh, ciao amore. Oh, che succede? Mollami, mollami. È vero, lei si chiamava Petunia Pickles. Petunia Cetriolo, è vero. Allora, dobbiamo passare dall'altra parte. Credo che siano probabilmente su uno dei tavoli. Allora, saltiamo sul cornicione qui. Oh, vedo Petunia da qua. Oh mio Dio, è per questo che si fa di troche? Deve essere questo il motivo. Allora, saltiamo sul tamburello là sotto. Boing. Ok, Petunia, tesoro, non farmi del male, cortesemente. Quante cavolo di troche avevano quelli di Wellington Wells? Io sapevo solamente della gioia. Oh, oh, ci sono i fornelli bollenti qua però. Direi che non è il caso di passare da lì. Dobbiamo passare sopra in qualche modo. Il problema è che non posso saltare da lì a lì. Allora, proviamo a raggiungere questa mensolina. Ok, è andata meglio del previsto. Piano, Nick, non ti spalmare male. Aia,
siamo giocati un po' le ginocchia. E buongiorno, pilloline, venite da Papino. Olè! Tesoro, dammi un secondo, sarò subito da te. Non sono un po' grandine, eh? Petunia, tutto bene? Perché lampeggia di rosso? Ehi, che succede? Amore? Perché lanci delle star energetiche? Oddio, che succede? Allora, dobbiamo provare a colpire lei. Ok, a quanto pare stiamo avendo un trip veramente tanto tanto brutto. E dobbiamo colpirla ripetutamente con i nostri dischi d'oro. Amore, ti piaceva la mia musica? Aspetta, Petunia, in realtà sono preso in pieno la 2.20. È uno di quei cavolo di bot che ci sono a Wellington Wells che ti davano i complimenti o gli insulti. Tesoro, purtroppo per te è una gran scorta di dischi d'oro. Oh oh, oh oh. No, non addosso. Aia, voglio sapere cos'è accaduto in realtà, perché tutto questo era nella mente strafatta di Nick, santo cielo. Davvero sto... riescono a prendersi DLC e creare dei mondi completamente nuovi con dinamiche nuove. Lo adoro sto gioco. Ok. If that had been the real Petunia. No. No, I'd never. Oddio, probabilmente era suo il sangue che avevamo sulla giacca. Yes. Bad drugs. Eh sì, colpa delle trocche, maledette droghe cattive. Andiamocene di qua prima che incontriamo qualche altro fan. Aspetta che la porta è chiusa. Dove siamo finiti? You went home, you're refreshed. Remember last night? Per niente. Last night? How hard can this be, Nicky? You actually wrote it. Cosa c'era scritto sul foglio in effetti? But my lyrics don't make any sense. I mean, maybe if I played them, but it's an electric guitar, you know? You can barely hear it. Yes, if only you could. If only you owned an amplifier, for example. Sì, ma il mio è rovinato purtroppo, si è bagnato con l'acqua. It's all soggy. Allora, passiamo per questi ponteggi. Mio Dio, le persone come Nick sono degli imbranati completi. Ok, siamo di nuovo in città. Per fortuna che siamo di notte, quindi non dovrebbero esserci troppe persone. Però se tanta gente è venuta al concerto di Nick, è finito. Oh, tanta gente. Buongiorno, signore. State buone. State buone. Vediamo di colpirne quante più possibili. Ok, buone, buone. Ok, andiamo di serenata. Se riusciamo a convincere la signora, è fatta. Ah, fotografo del manga. Maledetto schifoso. Morici male. Ok, a posto. A posto, mi sono... Oh, no, signorina. Stia buona, stia buona, stia buona. Ok, ui. Fanno ui quando le colpisci. Sono tutte contente loro. Ma basta. Donne, è arrivato Rocco. Cioè no, volevo dire è arrivato Nick. Oh, una volta tanto almeno mi attaccano per un valido motivo. Dove vado? Dobbiamo trovare un'altra porta, ok? No, non ti sposo. Però è stato piacere conoscerti. Scusi signorina, lei vende amplificatori per caso? No, cosa dice? Non si ricorda il mio cognome. Ah, non ci stavo provando. Needed that bad deal. And mine's the only music store in town. Hard love. Avanti, mi aiuti. Ma hai un negozio di musica. In effetti un po' è vero. Ehi, abbiamo anche un collega. Ciao Ciccio, ascolta la mia musica. Lui fotte sega, a quanto pare non gli piace. Funziona solo sui miei fan. Allora, dobbiamo ritornare all'albergo. Ah, è vero, l'ha detto all'inizio. La rottura di scatole è che quindi dobbiamo tornare all'albergo. Ma no, eravamo appena fuggiti da quel cavolo di posto. Dobbiamo scoprire la stanza quindi del nostro manager. Ok, noi siamo usciti da qui. E l'entrata invece da quest'altra parte. Il problema è che se ci aspettano fuori. Ancora la stampa. Stia buono, metta giù quella macchina fotografica. Ah, è pieno gente da quest'altro lato. Buono, vai di serenata, perfetto, ok, tizio convinto. Signore mi dia una mano, signore mi dia una mano. Oh, vabbè, ma quanti fan. Perfetto, abbiamo convinto qualcun altro. E ora dovremmo uscire a stecchire qualcuno. Aspetta, aspetta, ok, due fatte fuori. Il signore mi ama tantissimo. Signore, no, mi dia un secondo. Mi dia, porco cari, un secondo. La statua mi dice che adesso la porta è aperta. Ah, era bloccata prima perché c'erano i fan. Perfetto. Allora non era nella sua testa, era effettivamente il proprietario dell'albergo. No, scusa, ti travesti dal sosia di te stesso.
non è che mi pare la migliore delle idee. Perfetto, ecco qua l'uscita. Dove sono finito? A bellboy outfit. Yes, that's the ticket. No one ever really notices a bellboy. No, ma poveri, dai. Tizio, parli tu che sei un VIP e la gente ti salta addosso. Ma vabbè, dettagli. Abbiamo anche la chiave del portiere, ottimo. In teoria nessuno ci nota se non tiro fuori la chitarra. Salve. Ah, salve. No, 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 guardi, sono un umile portiere. Non fate caso a me. Perfetto, ok, questa è la stanza del manager. Come far fuori, ucciderlo? Ah, ecco. E se usiamo questa console possiamo chiamare l'ufficio del manager. Vediamo un po' se funziona. Sa far funzionare tutto lui. Hi James, our manager. Con quale voce? We have an emergency. A fan. He's stuck in one. Beh, in effetti è vero. Cos'è? Ma perché parla questa voce? Ok, perfetto, chiudi la porta, si sa mai. E prendiamoci un pochettino di pilloline, che tanto non ci sono mai abbastanza droghe nella vita di un uomo. E una nota sul tavolo ci dice che l'amplificatore è nella stanza del manager. Dannazione! Ok, quindi dobbiamo cercarlo ancora all'interno dell'albergo. Buono, dai, io direi che per questa prima parte del DLC ci possiamo fermare qua. Penso che in 3 episodi dovremo riuscire a portarlo a termine. No, davvero, la follia di Wii Happy Few è più forte che mai. Buono, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace se anche voi apprezzate la musica di Nick Like Better. Continuate a crescere e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao, ciao, yeah!